Benvenuti a questo nuovo video. In questo nuovo video voglio darvi un altro consiglio per poter sparare bene anche con l'arma corta che, come si sa, è un po' più ostica rispetto al fucile. In questo video parlerò appunto di un trucco che molti sbagliano, che è l'impugnatura. Nell'altro video avevo parlato di come la posizione del dito indice sul grilletto durante la trazione poteva far variare la posizione di tiro. In questo caso invece parlerò della forza nella quale ci si mette nel tenere l'arma. Molto spesso io vedo gente con le dita a momenti viola, anziché avere le dita, guardate soprattutto dove c'è l'unghia normale, una normale presa, stringono così forte da far addirittura cambiare colore, vedete? Rosso con una bordatura più chiara perché stringono alla morte l'arma. Stringerla così porta degli errori. Questo perché? Perché quando impugniamo l'arma e la pugniamo tenendola stretta così tanto, tutti i muscoli, tutti i tendini della mano si irrigidiscono per fare forza. Quando andremo a tirare il grilletto, quindi facendo anche forza con l'ultimo tendine, andremo inevitabilmente a spostarci perché si muoveranno tutti insieme. Quindi come si ovvia questo problema? Come si può risolvere? Semplicemente con una corretta impugnazione e la giusta forza, ovvero si andrà a impugnare l'arma, la si serra anche con forza. Poi si mette la seconda mano, la mano debole, attorno, la si stringe anch'essa forte. Ora la mano forte, la prima, la destra, se siete destri, può rilassarsi. Vedete anche solo la posizione, guardate l'arma, no? Nel momento in cui io la tengo stretta, avvolgo la seconda e la stringo e ora rilasso. Vedete che cambia completamente da così a così. A questo punto, quando noi tiriamo il grilletto, se guardate il polso e la mano è morbida, non avrà grossi spostamenti, quasi nulli. Invece, se sarà rigida, stretta la prima, stretta la seconda, tenderò, quando faccio forza, a spostarmi. Questo perché? Perché anche nella parte interna avrò come una trazione. Quindi questo è un esercizio molto semplice che si può fare in casa, in bianco, allenarsi a prenderla, stringerla, serrare la seconda e rilassare la prima, cioè la mano forte, quella con la quale tireremo il grilletto. Si può anche vedere un altro errore. Adesso prendo una mazzetta giusto per farvi vedere molto semplicemente, ovvero nel momento in cui io stringo e impugno e miro, se sono morbido e questa che è la mia mano debole, in questo caso la serra, rimango fermo. Anche solo con questo mazzolino qui e vado a serrare, guardate la punta come tende a muoversi perché serro forte. Magari così si riesce a vedere meglio. Vedete che ha come una vibrazione. Questo perché? Perché stringo fino alla morte, proprio stringo fortissimo. Più forte stringo, più noterete che questa si muove. Fatelo, basta prendere un martello, un qualunque cosa abbia una protuberanza e la possibilità di essere impugnata. Quindi anche ad esempio, se fate arti marziali o avete una tonfa in casa, andate a prendere nell'impugnatura, lo stringete, vedrete che la parte lunga inizierà a muoversi. Più forte stringete, più tenderà a fare questo lavoro. Quindi per ovviare anche in questo caso è prenderla, metterla bene, serrarla, la seconda mano la andrà a stringere e vedete che nel momento in cui rilassate la principale, la mano forte, cesserà la punta di muoversi. Questo è un piccolo trucco, un piccolo consiglio per migliorare l'impugnatura, quindi la presa sull'arma e di conseguenza migliorare anche il risultato sul bersaglio. È un consiglio
semplice, ma che molto spesso viene tralasciato durante il tiro. Come sempre, spero che questo video vi sia stato utile. Prossimamente spero di fare altri video con altri piccoli consigli nelle impostazioni per correggere alcuni piccoli errori che si commettono. Ricordatevi di iscrivervi al canale e come sempre al prossimo video.